tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Ben ritrovati, noi ritroviamo un amico che tecnicamente segue gli agricoltori da un po' di tempo attraverso il consorzio agrario, no? Sì, certo, qualche anno, una ventina d'anni. E una bella esperienza quella del consorzio. Direi di sì, una grande esperienza, una grande soddisfazione, un grande divertimento per me. Comunque gli anni passano. Lei rappresenta un po' l'ufficio tecnico del consorzio agrario di Folice, Zena, Rimini e poi? Sì, Pesaro, Fano, Macerata, Ascoli, Fermo, quindi ci siamo un po' allargati. Lei rappresenta un po' quegli agricoltori che hanno bisogno di impianti, come in questo caso parliamo di impianti antigrandi, no? Certo. Allora, delle soluzioni. Certo, il consorzio agrario rientra un po' nel suo spirito, no? Dare soluzioni e risolvere problemi agli agricoltori. In questi ultimi anni ci siamo specializzati sempre più nell'impiantistica, nel senso di impianti antigrandine, impianti antipioggia, impianti di viticoltura, quindi impianti in tutti i sensi. Questo è un po' il fiore all'occhiello, è un'innovazione di questi ultimi tempi, cioè impianti antigrandine molto moderni, molto pratici per l'agricoltore e molto funzionali più che altro, come metodologia proprio di impianto e costruttive. L'agricoltore vuole toccare con mano, avete fatto un impianto di simulazione, diciamo. Certo, io direi è un'idea che ci è venuta ultimamente, avevamo a disposizione questa bella area con legata alla nostra agenzia, al negozio Tutto Giardino, e abbiamo fatto questo campetto dimostrativo che vorremmo tenere in piedi nel tempo, dove riporteremo tutte le novità di questo settore a disposizione per gli agricoltori. Qui c'è un campo prova dove c'è un impianto antigrandine normale a placchette con un dispositivo nuovo che si chiama CabrioNet per l'apertura delle reti. A noi piace di Agrilinea vedere la pratica. Questa è una simulazione in campo di come in qualche modo vengono montati gli impianti antigrandine nei frutteti, nei vigneti. Noi oggi siamo venuti da Andrea Rossi, che rappresenta il consorzio agrario, per capire bene come Valente si presenta con questi nuovi prodotti. Ecco, oggi avete fatto una bella simulazione. Sì, oggi abbiamo presentato qui nel nostro campo prova per dare alle aziende agricole delle novità che Valente, che è il nostro principale fornitore di impianti antigrandine, sta presentando sul mercato. Oggi abbiamo presentato un nuovo tipo di apertura delle reti antigrandine che si chiama CabrioNet, fatto con delle carrucole, e poi un sistema ad elastici eventualmente per impianti a forma espansa, vedi il kiwi, e un impianto di sistemi per reti anticarpo capsa antinsetto. Ecco, noi abbiamo visto in questo momento l'abbiamo chiuso l'impianto, no? Sì, questo di qua l'abbiamo fatto vedere, una simulazione di chiusura delle reti. Semplicemente, senza tanta elettronica, No, con delle carrucole posizionate in testata, con un gioco anche di piccole carrucole sulle reti, noi riusciamo, dopo aver staccato le placchette, tirare sulle reti fino al filo di colmo in maniera molto più rapida rispetto ai sistemi tradizionali. Diciamo che in Romagna iniziamo a vedere anche in Romagna finalmente degli impianti antigrandine per la protezione, no? Sì, ultimamente se ne stanno facendo sempre di più, perché comunque gli eventi atmosferici sono sempre più frequenti, e poi le cooperative hanno bisogno di avere il prodotto per aggredire il mercato, per far prendere qualcosa di più alle aziende agricole, quindi da una difesa passiva siamo passati a una difesa attiva delle colture. Bene, quindi diciamo che in mezzo ai pali facciamo finta di vedere poi una pianta, un frutteto, un peschetto, no? Sì. Oppure un vigneto. Un vigneto, e sopra abbiamo le reti, in caso di grandinata la pianta è completamente
riparata. Beh, diciamo che l'apertura e chiusura è complicata. No, si staccano le placchette nella solita maniera tradizionale, col carro raccolta. In questo caso con la scaletta abbiamo fatto. Sì, in questo caso con la scaletta, perché abbiamo fatto un campo, un mini campo, diciamo. Quindi sotto col carro raccolta. Con la raccolta si separano le placchette, poi si va nelle testate. Le placchette che uniscono le reti. Diciamo, sono le tradizionali che si usano. E poi dalle testate con la carrucola si tira su, la rete un po' come le tende, si accartoccia vicino al filo di colmo. Lunghezza? Massimo, spezzati poi a metà, 250 metri filari per aprire con queste carrucole. Ah, si può eventualmente fare anche meccanizzata con degli avvolgitori se non vogliamo stare lì con la carrucola, per aumentare, per diminuire ulteriormente i tempi di chiusura. La manualità, diciamo, oggi lo facciamo vedere manuale, ma sì, può essere automatizzato. Automatizzato, sì. E può essere fatto quindi su tutto il Forteto? Su tutti gli impianti antigrandine, sì. Ecco. Per quanto riguarda i contributi OCM su questo? Sì, noi diciamo che facciamo questi tipi di impianti perché poi ci sono i contributi OCM delle organizzazioni di produttori, che più o meno vanno a pagare un 50% dell'impianto. Ecco. L'agricoltore tende a fare assicurazione o fare impianti antigrandine, per intendersi? Allora, come è garantito l'agricoltore? Oggi vediamo una bella simulazione, ma sappiamo che questi impianti costano, ecco. Sì. Devono rimanere nel tempo questi, no? Sì, allora, se si utilizzano dei materiali di qualità, se l'agricoltore segue al 100% i consigli che noi diamo in termini di progettazione, quindi distanza del materiale, scelta dei materiali, diciamo che l'agricoltore è abbastanza assicurato anche nel tempo, ecco. Bene, prevalente voi siete i tramite per questo territorio della Romagna, no? Sì, anche delle Marche, mi sembra. Sì, anche delle Marche, perché il Consorzio Agrario Adriatico arriva fino a Colli del Tronto. Ecco, per allestimento poi di questi impianti, sì, l'agricoltore praticamente può installarli oppure avete delle ditte speciali? Allora, l'agricoltore sui nostri consigli tecnici riesce anche a installarlo. Poi dopo noi come Consorzio Agrario abbiamo delle ditte esterne che ci fanno dei lavori. Diciamo che è obbligatorio avere le ditte esterne per il montaggio se per gli impianti vogliamo fare degli impianti, tra virgolette, si chiamano sicuri, cioè garantiti contro qualsiasi agente atmosferico eccetto la neve. Ecco. Tipologie di impianti che loro chiamano insetto sicuro, che ci può permettere di fare un impianto di carpo capsa anche con delle piante o dei pali superiori ai 3 metri d'altezza. Cosa che nell'altro sistema che propone Keep in Touch non è possibile. Qui, rispetto all'altro, che loro dicono di avere la rete appesata alle piante, qui la rete è staccata dalle piante. Qui vediamo un sistema di impianto che si chiama Sicuro Insetto, che servono per la lotta contro, prevalentemente contro la carpa capsa dei meli, perché comunque negli ultimi anni c'è sempre più richiesta di fare una lotta, visto la riduzione dei presidi dei presidi, una difesa dagli insetti tramite azione chimica. Si sta studiando di fare degli impianti che ci possono permettere con solo la rete di non poter trattare. Quindi negli ultimi anni la richiesta è sempre aumentata, ci sono, diciamo, come tipologia di impianto, un impianto totalmente chiuso o un impianto monofilare, che è quello che poi ha più richiesta. In questo caso potrebbero esserci dei frutteti, no? Delle piante. Qui sono proprio le piante sotto sotto alla rete, punto. Dove logicamente ci saranno più difficoltà per le lavorazioni, perché la rete è da tirare su, allora anche qui possiamo applicare il sistema Cabrionet con la carrucola intestata per agevolare l'alzata e la discesa delle reti. A noi piace vedere che il Consorzio Agrario risolve dei problemi concreti all'agricoltura, quindi abbiamo visto oggi la simulazione di questo impianto antigrande, anche perché dobbiamo dare delle soluzioni concrete ai nostri agricoltori che devono proteggere le piante, perché quando il frutteto lo piantiamo poi va protetto, mantenuto. Con lei, direttore, vorremmo fare, visto che voi ospitate questa iniziativa al Consorzio Agrario, vorremmo capire in che modo poi aiutiamo gli agricoltori a fare questi investimenti?
Allora, il consorzio agrario nasce proprio per questo, no? Al di là di fornire la cosa più semplice, no? Che è quello del mezzo tecnico, no? Che è lo strumento che nel caso specifico può essere il palo, il filo, oppure un ancoraggio o una rete di protezione, il consorzio agrario proprio vuole dare un servizio, quindi un'assistenza nell'indirizzare, aiutare l'agricoltore nel fare, diciamo, nel spendere i soldi nella maniera migliore possibile e soprattutto garantirgli che poi questi soldi spesi gli diano, diciamo, l'aspettativa per cui, diciamo, ha fatto l'investimento. Per cui la nostra struttura mette a disposizione un'assistenza a 360 gradi per l'imprenditore agricolo che vuole indirizzare un suo investimento, nel caso specifico nella protezione dei frutteti. Ecco, noi oggi vediamo Valente che ha un progetto finito, dice: non vendo pali, non vendo solo reti, non vendo solo cavi, non vendo solo rucole, non vendo solo... vende un sistema garantendo l'agricoltura. Questo vi agevola anche voi del consorzio, no? Molto. Noi facciamo una selezione molto accurata dei nostri fornitori, no? Perché il consorzio agrario da 113 anni che è presente su questo territorio e domani non scappa. Per cui il tempo poi dopo è quello che è sempre il giudice ultimo, no? Per cui il vendere qualcosa che non risponde alle aspettative oppure dopo un po' di anni crolla, eccetera, vuol dire che il consorzio agrario ci vengono a trovare e ci dicono: guarda, tu ci hai fatto spendere dei soldi e ci hai creato dei danni. Per cui noi cerchiamo di affidarci ai fornitori che fanno ricerca e nella ricerca danno sicurezza negli investimenti che fanno gli imprenditori. Stefano Zocca e svolgo il ruolo di direttore commerciale presso l'azienda Valente. È una premessa perché vorrei ringraziare moltissimo l'organizzazione del Consorzio Agrario Adriatico. Terminata questa bellissima presentazione, l'abbiamo seguito con entusiasmo e ci complimentiamo con Valente perché porta all'agricoltura un sistema nuovo di come in qualche modo organizzare questa rete antigrandi, questo impianto per l'antigrandi. Ecco. Interessante, da come mi è venuta questa straordinaria idea? Voi facevate pali, no? O mi sbaglio? Bah, diciamo semplicemente è la nostra genesi. Questa azienda e questa famiglia ha sempre pensato, piuttosto che vendere semplicemente dei materiali, ha sempre pensato a cosa gli agricoltori avessero bisogno. E oggi non hanno più solo bisogno di acquistare a dei prezzi corretti dei buoni materiali, hanno delle altre esigenze e l'esigenza principale e fondamentale in un mercato come quello di oggi è soprattutto quello di avere una protezione rispetto alla loro situazione economico-finanziaria ed è di questo che ci occupiamo. Perché parliamo di cifre importanti, quando dobbiamo organizzare un impianto antigrandine deve resistere al vento, il carico di grandine, lei oggi ci ha fatto degli esempi interessanti. Assolutamente, perché tutto questo va a ricadere sulla marginalità diretta dell'azienda. Qualsiasi danno provocato, e ce ne sono tutti i giorni, provoca danni di decine e centinaia di migliaia di euro. E questo in un mercato competitivo come quello di oggi non è più possibile, non è più sostenibile. Facciamo un esempio pratico, i nostri amici agricoltori che ci stanno guardando devono partire, quindi devono fare un preventivo di impianto. Ecco, come Valente si organizza sui territori? Beh, assolutamente, con un centro di distribuzione ovviamente, no, locale, che poi viene formato ovviamente per portare lo stesso tipo di cultura sul territorio. Le cose che conosciamo noi fondamentalmente è la nostra convinzione debbano conoscere anche gli agricoltori. Questo per poter dare loro la possibilità di valutare le cose nel modo corretto. Poi questa diventa anche un'organizzazione poi non solo di consulenza ma anche logistica. E poi ovviamente no, si completa il tutto con delle aziende organizzate per l'installazione. Quindi sui diversi territori ci sono degli specializzati che montano l'impianto, ho capito bene? Ci sono degli specializzati che danno consulenze, che progettano e che poi installano gli impianti, assolutamente. Dando anche però contemporaneamente, visto che siamo attenti alle marginalità delle aziende agricole, la possibilità alla stessa azienda agricola di percorrere tutto quel progetto di installazione, volendo. E da noi a questo punto seguiti sotto l'aspetto della direzione lavori. Ecco.
costi complessivi, facciamo un totale, ci conviene questo sistema? Direi... Lei direbbe chiaramente di sì. Nei costi? Devo dirle di sì anche dei costi, perché spesso e volentieri, non avendo nessun tipo di riferimento, ripeto, a livello strutturale, i più come dire coscienti tendono a esagerare nel comporre quell'impianto e quindi spesso spendono di più già nel costo iniziale. Cioè diciamo nel sovraccaricare per esempio il peso. Beh, assolutamente, ma soprattutto il peso economico in questo caso. Questi impianti, lei ha fatto anche dei riferimenti precisi, il vento è diciamo pericolosissimo anche da queste parti, quando tira forte. No, è l'elemento determinante, tutti gli specialisti in meteorologia, no, ma ormai sono concordi tutti nel dire che non solo il mondo sta cambiando, il clima sta cambiando. Ma il vento, resistono questi impianti a, che ne so, facciamo degli esempi. Velocità del vento. Velocità del vento. Come garantite questi impianti? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che ci sono velocità del vento che noi conosciamo benissimo. Ogni tanto ci arriva qualche notizia da Trieste che ci parla di bora, no? E lì ci sono frutteti, ci sono impianti di prosecco, per dire, o nelle nostre isole. E il vento può arrivare anche a oltre 100 km orari, non solo, ma può arrivare direzionalmente e anche trasversalmente in maniera contemporanea. Quindi a 100 km orari i vostri impianti resistono, riescono a stare in piedi? I calcoli strutturali dicono esattamente questo. Però devo aggiungere che il vento può anche essere superiore, no? Ed è qui che il Valenti interviene con il brand sicuro, perché garantisce tutti quegli impianti a prescindere, quindi anche se capita un evento ancora più importante. Cosa vuol dire garantire per Valenti? Vuol dire che se questi impianti vengono tenuti in una manutenzione ordinaria che deve essere fatta, nel momento in cui accade un evento negativo, il solo chiamare la Valente si mette in moto per ovviamente ripristinare l'impianto come era in stato originale. Oltre alla grandine dobbiamo anche difenderci dagli insetti per un'agricoltura più sostenibile, utilizzare meno gli agrofarmaci, tutte queste belle cose, però oggi in maniera concreta in questa simulazione di campo abbiamo visto la fattibilità, quindi potremmo in qualche modo creare un ombrello, aprire e chiudere per gli insetti. Assolutamente, con la certezza e la tranquillità di costruire un impianto che è fatto in maniera apposita e quindi rispetto al vento, no, essere molto più gravoso. Per cui anche quel tipo di impianto deve avere una struttura che è calcolata prima. E quindi da questo punto di vista sì, rispetto dell'ambiente, ma nel contempo anche rispetto, ripeto, al proprio portafoglio, no? Perché dobbiamo proteggere gli agricoltori dal rischio della caduta dell'impianto. Bisogna avvalersi della messa in opera di impiantisti specializzati. Il Consorzio Agrario, i suoi impiantisti ufficiali è Romagna Impianti. Loro sono certificati anche per fare gli impianti sicuri. Ve li presento, c'è qui Michele Zaniboni e Stefano Salvatori, che sono due soci. Beh, è interessante questa presentazione di oggi. Sì. Vendiamo un sistema in questo caso. Esatto, è una collaborazione tra varie aziende per dare un unico prodotto di qualità ed è interessante soprattutto per il produttore, perché non vanno a acquistare solo dei materiali ma un servizio completo. Ecco, lei è un impiantista, concretamente noi eravamo abituati diversamente, i materiali li compravamo dove ci conveniva perché... richiediamo i preventivi per i cavi, per i fili, per le reti. Praticamente Valenti in questo caso offre dai cavi alle reti. Esatto, e offre già un sistema finito, quindi non c'è bisogno di andare a cercare vari tipi di materiali, ma è già tutto compreso e probabilmente anche più semplice, senza dover andare a inventarsi dei nuovi sistemi e quindi anche avere un impianto più garantito. Lei da impiantista dice che questa è la strada da percorrere? Questa è sicuramente una buona alternativa a quello che c'è nel mercato. Per noi è molto più semplice, anche perché conosciamo già gli impianti, non si deve andare a studiare delle cose
arzigogolate e riusciamo a offrire un servizio sicuramente più veloce e più ottimale. Diciamo. Partiamo quindi da un progetto, il cliente cosa vi chiede? Sì, a noi arriviamo nelle aziende e per prima cosa facciamo il rilievo col GPS e con quello riusciamo a capire come strutturare l'impianto. Con questi sistemi abbiamo già è molto più semplice perché abbiamo già delle direttive su cui partire. Invece, la formazione quindi, esatto, anche per il personale. Esatto, i nostri operatori sanno già le caratteristiche che deve avere l'impianto, come deve essere montato e anche come deve essere progettato, quindi le distanze che ci vogliono per le ancore, le distanze che ci vogliono per i pali, mentre nei sistemi che si usavano prima era tutto molto lasciato al caso e quindi era anche più complesso da progettare. Oggi occorrono delle certezze anche perché vento forte, grandinate eccezionali. Sì, esatto, quindi con questi sistemi è tutto molto più sicuro, lo dice la parola, e anche più semplice da gestire. Anche per voi che in qualche modo poi installate questi impianti. Esatto, quindi i nostri operatori, per i nostri operatori è tutto molto più semplificato perché sanno esattamente cosa devono andare a fare. Cristian Mengozzi, lei è un agronomo, oggi abbiamo visto una bella presentazione di sistema, diciamo, reti antigrandine. In maniera concreta lei, l'hanno convinta in qualche modo questi, perché questi in qualche modo rappresentano un'azienda valente, importante, però tecnicamente mi sembra una soluzione interessante per l'impresa agricola. Assolutamente, direi che mi hanno convinto soprattutto per l'approccio che hanno utilizzato, che è un approccio per il nostro mondo agricolo forse non mai sfruttato, nuovo esattamente. Il fatto di ragionare partendo dall'insieme dell'impianto, dati tecnici specifici dei vari materiali, il fatto di poter avere una garanzia su un impianto antigrandine, che è un investimento come è stato rimarcato durante il discorso di oggi, penso che sia un approccio che alla lunga possa essere vincente per le nostre aziende agricole. Lei rappresenta in qualche modo la Romagna, ecco, da queste parti gli impianti antigrandine in qualche modo ce ne sono visti sempre pochi. Sì, non hanno avuto la diffusione necessaria. Oggi è un reale bisogno. Assolutamente, sempre di più dobbiamo essere presenti sul mercato come strutture commerciali, dobbiamo garantire continuità di consegne, qualità, e l'impianto antigrandine deve diventare alla base della nostra produzione. Ecco, noi abbiamo visto questo nuovo sistema che possiamo aprirlo quando vogliamo in qualche modo. Questo è una comodità per gli agricoltori, soprattutto guardando anche in prospettiva, telefono, telefonata, app, possibilità di applicazioni, quindi ridurre i costi di gestione. Tanto le aziende sempre più lavorano con manodopera, dipendenti, e gestire questi costi è un'altra arma vincente per contenere le spese. Ecco, noi oggi vediamo un sistema manuale di apertura, ma mi dicono che può essere automatizzato. Sì, si parla di impianti elettrici, un semplice trapano a batteria, un avvitatore o addirittura altre soluzioni che adesso sono anche allo studio, mi diceva Valente. Bene, quindi diciamo questa è una soluzione. Ecco, l'OCM, visto che lei in qualche modo aiuta, no, all'acquisto di questi prodotti. Assolutamente. Ecco, voi, lei rappresenta in qualche modo un gruppo di agricoltori. Sì, io rappresento un gruppo di agricoltori. Ecco, voi avete l'OCM. Noi abbiamo l'OCM tramite la nostra cooperativa, che è la Sapore di Romagna, l'Europe Fruit, che è la nostra associazione, e noi riconosciamo tramite contributi OCM, le aziende che fanno lotta integrata, una parte delle spese sostenute per questi impianti vengono rimborsate. Qual è la percentuale? La percentuale si può attestare da un 40 o un 50%. È un investimento importante e in più sicuramente si andrà verso un ulteriore incentivo di questi impianti per svariati motivi, tra i quali anche il kiwi, quindi meno problemi di grandi e meno problemi di PSA che ormai è sulla bocca di tutti. Quindi sarà sicuramente incentivato il discorso contributi sul sviluppo dell'antigrandine. Quindi sviluppo dell'antigrandine per preservare anche, diciamo, utilizzare anche meno la chimica. Perché mi sembra... Assolutamente, il discorso che faceva prima Valente, certificazioni ambientali, noi dobbiamo giocarci la carta della qualità della vita e del rispetto dell'ambiente.
Quindi l'antinsetto che parlava oggi Valente è un'altra arma che abbiamo da poter sfruttare, da poter... Tutto automatizzato oggi, in qualche modo. Cerchiamo di automatizzare il più possibile, cerchiamo. Allora, in frutticoltura come stanno andando le cose? Poco bene, ci dicono, nell'ultima annata. Il 2014 è stato molto difficile, tranne il kiwi, che è l'unica specie che darà qualche soddisfazione in campagna, il resto non è andato. Pensare ad investimenti è un po' difficile in questi momenti di crisi. Non è facile, però la storia insegna, cioè... è ciclico, è una cosa che un giro che prima o poi bisogna ritornare a investire. Queste annate difficili, fra 10 anni non sarà così, quindi gli investimenti di oggi ci ripagheranno fra 10 anni. Bene, abbiamo concluso questa giornata, siamo partiti con voi di Romagna Impianti nell'allestimento di questo, diciamo, simulazione Valente al Consorzio Agrario. Bene, abbiamo tre esempi, abbiamo dato in qualche modo in maniera concreta tre esempi tangibili, no? Fattibili. Assolutamente sì, direi un chiave in mano completo per l'agricoltore, quindi prodotti di qualità con servizi di qualità. Quindi un tutto tondo a servizio dell'agricoltore. Ecco, un agricoltore, voi in qualche modo siete tramite, attraverso il consorzio agrario, i materiali passano attraverso il consorzio agrario, voi siete in qualche modo gli allestitori, no? Assolutamente sì, noi allestiamo tutto quello che progettiamo, perché il nostro lavoro è anche progettare impianti, e quindi con il materiale Valente più la manodopera che occorre... La formazione del personale viene fatta da gente prestabilita che cura il discorso di selezione del personale. Essendo sempre gli stessi materiali, questo vi agevola in qualche modo? Assolutamente sì, conosciamo bene i materiali, conosciamo bene le forme di allevamento e conosciamo bene cosa Valente ci chiede per costruire gli impianti. Ecco, abbiamo capito che Valente garantisce anche se le cose dovessero andare male. Assolutamente sì. Il bello di Valente è quello, che ti garantisce la struttura del tempo. Quanto costa, possiamo dire, in linea di massima, quanto può costare un ettaro protetto? A grandi linee. A grandi linee, possiamo dire solo a grandi linee, perché secondo, in base al sesto d'impianto può costare più o meno. Comunque un ettaro di antigrandine siamo attorno ai 20.000 euro. E questo naturalmente può essere finanziato con l'OCM, no? Assolutamente sì. Gli impianti che fate molto spesso... Assolutamente tutti gli impianti che facciamo oggigiorno sono finanziati dall'OCM, sia Vigneto sia Frutteto. E questo agevola anche la struttura, agevola la fattibilità. Agevola noi e agevola anche il produttore ad investire. L'agricoltore è propenso a realizzare questi impianti nuova evoluzione? Direi proprio di sì. Sì. Assolutamente, abbiamo visto anche la giornata di oggi la presenza degli agricoltori è venuta in massa, perché sono temi importanti che l'agricoltore ci tiene, insomma, l'agricoltore guarda anche al futuro. In quanto tempo potete organizzare un ettaro organizzato in questo modo? Strutturato come avete fatto in questo campo? Come montaggio? Sì. In breve tempo, insomma. Un ettaro, diamo dei tempi. Un ettaro di antigrandine è una settimana. Un ettaro di antigrandine è una settimana? Sì. E poi lo può gestire direttamente l'agricoltore? Assolutamente sì, facile, assolutamente. Molto facile da gestire. Apertura e chiusura. Apertura e chiusura, gli agricoltori di oggi sono evoluti. In questo non ci sono problemi? Assolutamente no. Quanto può durare un impianto tipo questo? Deve durare 30 anni. Di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.